Buongiorno, grazie all'ufficio stampa, grazie in particolar modo a Cristiano Politini che mi ha dato una bella incombenza in questo momento. E non è mia abitudine mettermi ai fornelli, però per una giusta causa lo faccio volentieri e cercherò di fare del mio meglio, sperando di fare meno danni possibili e cercando anche di dare un senso, siccome l'obiettivo è l'impiattamento, l'obiettivo è anche dare un messaggio e in questo momento particolare cercherò di centrare l'obiettivo sperando di fare il meglio di me stesso e non è semplice, ci vediamo dopo. Nel frattempo vi faccio vedere un po' di ingredienti, pomodorini con basilico, le melanzane stanno già per essere cotte. Per il resto vediamo che succede. Innanzitutto metto a sbollentare i pomodorini, almeno così mi è stato detto. Dopo 2-3 minuti si tolgono i pomodorini, le melanzane vanno girate, stanno qui per non bruciarsi. Ovviamente valutate anche l'interno, eh? Quindi dopo averli pelati si tagliano i pomodorini. Si mettono tutti qui dentro, senza fare danni, possibilmente. Sale. Le foglioline di basilico, un po' di sale e si mette da parte e si lascia per dopo. Nel frattempo le melanzane le abbiamo aspettate, sono pronte. Ci vediamo dopo averle cotte, vanno spellate, bruciano un po'. Quindi dopo averle spellate, ok, adesso mettiamo le melanzane qui dentro. Asciugatevi sempre le mani prima di toccare i mobili perché potrebbero arrabbiarsi. Melanzane dentro questo piccolo recipiente, cercando di far uscire. One moment, please. Gatto, guarda qui, grazie. Mettiamo le melanzane cercando di far uscire la tonda. Siamo? Guarda, guarda qui, poi questo, spaghetti precedentemente.
pomodorini accanto. Ok, poi di prezzemolo che sono qui da parte, in questa, in queste. Burrata sopra. Ecco qui, questo è il piatto. Allora, ecco qui, questo è il piatto, lo sistemiamo, piattamento importante. Ho voluto richiamare i colori della nostra amata Italia in questo momento così particolare: il rosso del pomodoro, il verde del basilico e il bianco della burrata. Spero che vi piaccia. Ciao a tutti.